Vediamo che cosa sta succedendo nel Tigray, la regione etiope che prima era stata occupata da truppe governative, poi da soldati eritrei, e secondo un rapporto dell'ONU si sta verificando un vero e proprio genocidio. Ne parleremo tra poco con Vittorio Longhi, ma intanto vediamo qual è la situazione nel servizio di Tiziana Boari. La gente è stata uccisa da proiettili. A sparare sono state armi pesanti e carri armati. Hanno bruciato le case e a quel punto la gente è scappata. Chi cadeva nelle loro mani veniva ucciso. E a fare questo è stato l'esercito eritreo. I campi profughi di Shimel Bayetsaz in Tigray sono ormai solo un luogo fantasma. Ci vivevano 20.000 rifugiati eritrei da anni. Non ci permettono di dire nulla, di parlare. Buono o cattivo, dobbiamo dire sempre che tutto va bene. Si spostano da un campo all'altro i profughi sotto la supervisione delle truppe etiopi. Hanno poco da mangiare, gli aiuti umanitari sono bloccati dai combattimenti e le brutalità sul terreno ormai sono all'ordine del giorno. Lo dimostrano le immagini di massacri giunte in redazione ma che abbiamo scelto di non divulgare. Brutalità contro le donne e contro i civili. L'ultima accusa è quella della ONG Medici Senza Frontiere. Persone dello staff avrebbero visto soldati etiopi uccidere alcuni passeggeri di un autobus sulla strada da Makkale ad Adigrat. Quando a vedere e denunciare sono occhi e voci internazionali, improvvisamente il silenzio si squarcia. Ma la verità è la vera prima vittima di guerre come questa. Lo sa bene il senatore americano democratico Chris Coons, inviato nei giorni scorsi ad Addis Abeba proprio per fare chiarezza. E i risultati non hanno tardato ad arrivare. Ringraziamo molto il popolo eritreo e il suo governo per quello che hanno fatto. Ma non accetteremo attacchi alla nostra popolazione da parte delle truppe eritree che, dopo aver attraversato i confini, stanno operando in Etiopia. Ammissione tardiva, quanto inevitabile ormai, quella del premier etiope a fronte delle pressioni internazionali. We need peace! We need food! Stop war! Genocidio, il termine più usato dalla diaspora tigrina in Italia, che ha manifestato davanti alla nostra sede per chiedere maggiore informazione sulla crisi a fronte di un blackout di comunicazione con il Tigray che dura ormai da mesi e preoccupa. Questa non è una guerra, perché non è la guerra tra due eserciti che si armano, ma che stanno sterminando, chiudono, ci hanno circondato. Viviamo qua da tanti anni, paghiamo le tasse qua, alcuni di noi siamo anche cittadini italiani, ci sentiamo anche parte della società italiana, quindi preghiamo all'Italia che spinge anche sul tavolo di trattative, spinge al governo etiopico di dire che deve uscire dall'occupazione che ha fatto. E ora ci colleghiamo con Vittorio Longhi, giornalista e scrittore. Vittorio, buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. Ecco, come abbiamo visto, avere notizie su quanto sta accadendo realmente nel Tigray è molto difficile. Dalle tue fonti, che cosa ti risulta? Qual è la situazione nel Tigray? Ma sembra che da un punto di vista politico e geopolitico il presidente etiope Abiy Ahmed sia finito in un pantano, per evocare un termine riferito ad altri conflitti, perché le pressioni internazionali sono molto forti, la condanna è unanime da parte delle Nazioni Unite, della diplomazia europea e anche di quella americana. E in questo quadro si parla di genocidio, lo ricordavate, si parla di pulizia etnica, di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità. Sono accuse pesanti. Finora il presidente ha negato qualunque responsabilità e ha ammesso solamente questa settimana la presenza dell'esercito, dei militari eritrei nella regione del Tigray. E sembra voler attribuire ai militari eritrei le violenze, ma in realtà molti tigrini testimoniano, continuano a testimoniare che le violenze sono dell'esercito etiope. È molto difficile capire a chi attribuire la responsabilità delle atrocità vere e proprie che stanno accadendo, anche perché, lasciamelo ricordare, non ci sono giornalisti
stato consentito l'accesso ai media, e questo è un conflitto, per quanto breve, totalmente senza immagini. E hanno avuto difficoltà gli osservatori internazionali a entrare, hanno difficoltà gli operatori umanitari, e le poche testimonianze vengono semplicemente dagli operatori umanitari o da qualche video rubato, quello dei militari a cui accennavate. Sì, abbiamo visto e non li abbiamo trasmessi dei video terribili, ma secondo te perché l'Eritrea è intervenuta militarmente dopo aver siglato un patto di pace con l'Etiopia? Quasi l'Etiopia gliel'avesse permesso, che cosa sta succedendo? Ma i tigrini, o perlomeno la maggioranza del Tigray, la parte politica che governava il Tigray, è il nemico storico dell'Eritrea. Ricordiamo che c'è stata un conflitto, una guerra non guerra, una tensione costante tra l'Etiopia e l'Eritrea dall'indipendenza dell'Eritrea nel 91 fino all'accordo di pace del 2018 tra il presidente etiope e quello eritreo Afwerki. E dunque il Tigray, che governava, la fazione politica che governava l'Etiopia, è stata a lungo avversaria. Ecco Vittorio, tu hai scritto un libro anche molto personale, un libro che parla dell'esperienza coloniale italiana in Eritrea, e secondo te, noi abbiamo sentito i membri della diaspora che parlano e chiedono aiuto all'Italia, perché proprio all'Italia secondo te? Ma sia in Etiopia che in Eritrea la memoria della presenza italiana è ancora forte, mentre noi italiani dopo la Seconda Guerra Mondiale abbiamo rimosso completamente il colonialismo addossandone tutte le colpe al fascismo, cosa non vera tra l'altro perché il colonialismo italiano inizia molto prima, lì è ancora forte la presenza e alcuni luoghi del Tigray sono storici, di Aksum dove era l'obelisco o quello di Adwa che è la città della famosa Italia di fine Ottocento. E al di là di questo c'è una presenza attuale dell'Italia attraverso le sue imprese, e c'è la Salini Impregilo ad esempio che sta costruendo la grande diga in Etiopia per l'energia idroelettrica, la diga della discordia, perché è un progetto che va in qualche modo a contrastare con gli interessi del Sudan e dell'Egitto che sono a valle del e che verrebbero danneggiati da quest'opera. Perciò chiedono l'intervento dell'Italia perché l'Italia potrebbe avere presenza, una responsabilità e anche influenza, cosa però che in questo momento non sembra coincidere con quello che invece chiedono l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Che invece, diciamo, hanno una posizione diversa? Hanno una posizione fortemente critica nei confronti del governo etiope e hanno mosso accuse pesanti ma molto molto precise e vogliono delle risposte, hanno bisogno di risposte, hanno diritto ad avere delle risposte anche perché non si sa chi attribuire tutte le violenze e l'esodo che c'è all'interno del Tigray. I dati delle Nazioni Unite parlano di centinaia di migliaia di persone, 1 milione di sfollati, insomma sono numeri importanti e qualcuno deve rispondere. Vittorio Longhi, grazie per la tua testimonianza. Grazie a voi.